sulla duna, quando brilla la luna, spunta il nostro eroe Zorro. E lascia il suo segno, una Z a chi è degno, la Z che vuol dire Zorro. Zorro, Zorro, lui ha la vita segreta. Zorro, il segno suo è la Z. Zorro, 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 Zorro. De la Vega, trovo che la vostra prudenza sia davvero eccessiva. Non vedo perché. Stavo solo pensando alla sicurezza della signorita Verdugo. La mia sicurezza? E dovrei preoccuparmi di me stessa mentre mio padre è prigioniero? È stata la signorita a chiedere ai rapitori una prova dell'incolumità del padre. E loro hanno detto che le avrebbero dato la prova oggi stesso se lei fosse andata ad incontrarli. Perché ora volete impedirglielo? Avrebbero potuto mandare la prova qui alla Sienda. Non c'è nessuna ragione per andare a incontrarli così lontano. Insisto solo per il rispetto e l'ammirazione che ho per vostro padre. Dobbiamo fare quello che dice il biglietto. Sarebbe un grave errore, ne sono sicuro. Basta, smettetela! Come potete stare qui a discutere mentre la vita di mio padre è in pericolo? Permettete, signorita. Cosa c'è, Domingo? Signorita, signores, vi prego di scusarmi. Che ci fai tu qui? Don Diego, Don Alejandro è arrivato da Los Angeles. Mio padre, qui a Monterey. È alla locanda e vuole vedervi. Vi ha detto per quale motivo? No, signor. Ma so che ha intenzione di mettere in moto l'esercito per cercare i banditi. Signorita, non dovete permetterglielo. Non mentre Don Gregorio è nelle loro mani. Dovete fermarlo. Ci proverò, ma promettetemi che non andrete... No, Anna Maria, non gli promettete niente. Sono così confusa. Non so proprio cosa fare. Ma voi, Diego, dovete fermare vostro padre prima che sia troppo tardi. D'accordo. Non prendete decisioni fino al mio ritorno. Sergente? Sì, Don Diego, la proteggerò io. Per me niente può essere più importante della certezza del rilascio di Don Gregorio. E ogni momento che indugiamo, il pericolo aumenta. Ma l'ho promesso a Don Diego. Io non aspetterei il suo ritorno. È il momento di prendere una decisione. E va bene. Se proprio non volete andare, lo farò io. Ammiro troppo vostro padre per abbandonarlo così. No, ho deciso, verrò con voi. Non posso più aspettare. Signorita, non potete farlo. Il capitano Estrada mi ha dato l'ordine di proteggervi in ogni momento. Mi dispiace, sergente, ma è in gioco la vita di mio padre. Don Romero mi accompagnerà dai rapitori. Allora verremo anche il caporale Reyes e io. D'accordo. Fate sellare un cavallo per me e in fretta. Devo scoprire se mio padre è ancora vivo. Don Gregorio è stato rapito. Sapevo che c'erano dei problemi, ma questo è assurdo. Perché non hai mandato l'esercito? Ho pensato che non fosse una buona idea. Quegli uomini sono spietati. Non ne dubito, ma non ci si può arrendere all'illegalità, qualunque sia il prezzo. Ma Anna Maria... Sciocchezze! La cosa peggiore che lei possa fare è trattare con loro. Voglio parlarne con il governatore, andiamo. Padre, prima sentiamo cosa ne pensa Anna Maria. È rimasta ad aspettare all'assienda. Va bene, parlerò con lei. Mi dispiace, signori, ma se ne sono andati tutti. Strano, eravamo d'accordo che avrebbero aspettato il mio ritorno. A meno che Romero non l'abbia convinta. Chi? Padre, perché non rimanete qui nel caso ritornino? Intanto Bernardo e io cercheremo di scoprire dove sono diretti. Va bene. Pensi che siano andati a pagare il riscatto? Non so, non credo. Forse vogliono accertarsi che il signor Verdugo sia ancora vivo. Accompagna mio padre dentro, per favore.
Di una cosa possiamo essere certi. Se il denaro è ancora qui, qualcuno dovrà tornare a prenderlo. Sì. La prossima mossa aspetta a Zorro. C'è nessuno! Il posto è questo. Mi chiedo dove siano. C'è nessuno qui intorno! Certo, signor. Ci siamo tutti. Vedo che siete arrivate in buona compagnia, signorina. Dov'è mio padre? Un momento. Gettate a terra le armi. Velocemente. Portatelo qui. Padre. Piccola mia. Mia cara. Non saresti dovuta venire. Avevo paura che vi avessero ucciso. Oh. Legatevi. Come osate mettere le vostre sporche mani su di lei? Qui gli ordini li do io. Giuro che te la farò pagare. Sono terrorizzato, signor. Prendi la ragazza. Lasciatela! Un soldato davvero galante. Ma voi non lo siete stato altrettanto. Te ne farò pentire, bandito. E ora, padrone, pensiamo agli affari. Tornerai alla tua azienda. Prenderai tutto il denaro che ti è stato affidato e tornerai qui immediatamente. Non lo farò. Non te lo chiederei. Ma visto che la figlia non vuole riscattare la vita del padre, forse il padre sarà in grado di riscattare la vita della figlia. Se non ritornerai a portarmi soldi, ti assicuro che non la rivedrai viva. Non oserai ucciderla. Oserei qualsiasi cosa, pur di avere quei 45.000 pesos. Non rischiate, signore. La signorita Anna Maria sta a cuore anche a me. Lasciatemi andare con il signor Verdugo e vi prometto che torneremo con il denaro. La vostra proposta è ragionevole. Anche questi soldati rimarranno qui. Giusto per essere sicuri che tornerete e tornerete soli. Non preoccuparti, cara. Gli porterò quel denaro. Ma se le farai del male... Signor, hai la mia parola. Ma vedi di arrivare con il denaro prima del tramonto. Se non tornerai per allora, chi può dire cosa succederà? E ricordati questo. Non ho nessuna simpatia per i Verdugo, sia padre che figlia. Tienilo a mente se vuoi ritrovarla ancora viva. Gregorio, amico mio, Diego mi ha detto che eravate stato rapito, ma ora siete libero. No, sono più prigioniero che mai. I rapitori mi hanno rilasciato, è vero, ma hanno in ostaggio mia figlia. E ora perdonatemi, Alejandro. Romero e io abbiamo poco tempo. Il vostro viso mi è familiare. Romero Serrano da Santa Cruz, al vostro servizio, signor. Gregorio, posso parlarvi da solo? Dovete scusarci, signor, non abbiamo molto tempo. Potete parlare liberamente, Alejandro. Romero, aiutatemi. È pesante. Dovete perdonare la mia franchezza, ma fino a che punto conoscete quest'uomo? Signore! Perché? Anche Romero ha investito nel mio progetto.
è stato un grande aiuto per me. Don Romero, vostro padre e io eravamo amici e mi ha parlato a lungo di voi. Mio padre era un uomo anziano e qualche volta parlava a sproposito. Gregorio, Don Romero ha lasciato la Spagna poco prima che l'arrestassero. Don Lorenzo mi ha confessato di aver speso una piccola fortuna per evitargli la prigione. E avete anche perso al gioco l'eredità che vi aveva lasciato vostro padre, non è così? Non ne sapevo nulla. Signore, se voi non foste tanto più vecchio di me, io... Non sarei sorpreso se fosse coinvolto nel complotto. Non dovete pagare il riscatto, Gregorio. Ma in questo modo Anna Maria sarà uccisa. Come mai siete così impazienti di pagare il riscatto senza combattere? Non dovete dargli quel denaro. Chiamiamo l'esercito. La cosa migliore è affrontarli apertamente e intimar loro la resa. Gregorio, possiamo circondarli e dir loro che se viene fatto del male a vostra figlia saranno dati in pasto agli avvoltoi prima che scenda la notte. Avete ragione. Un padre preoccupato per suo figlio si fa prendere facilmente dall'ansia. Andrò immediatamente dal capitano Estrada. Attento! Datemi il denaro! Sporco traditore, razza di... Datemi quel denaro! Siete un vecchio stupido, pensate che non vi ucciderò? Non credo che lo farete. Zorro! Aspettate, aspettate! Voi avete la spada, ma io ho la ragazza! Se le succede qualcosa... Se succede qualcosa a me, Pablo ha l'ordine di ucciderla! Già, se volete che esca viva da questa avventura, datemi quel denaro e lasciatemi tornare alle rovine con il vecchio! Sono ancora venuti. Spero che non lo facciano. In questo caso voi potreste non vivere abbastanza da nutrire altre speranze. Non dovreste parlare così ad una signora. Cosa credi di poter fare? Niente, mi sto semplicemente chiedendo di smetterla. Stanno arrivando! Temo che abbiano portato i soldi. Bene, così ci lasceranno andare. Non illudetevi, non vi resta molto da vivere. Bentornato, Romero. Vedo che ce l'avete fatta. Finalmente. Cartaccia. È un imbroglio. Che cosa significa? Zorro. Non ti muovere. Zorro. Sapevo che ci avreste salvato. Gettate le pistole o il vostro capo morirà! Fate quello che vi dice! Che fine ha fatto, Verdugo? Non fate domande stupide! Romero,
Vostro padre sta bene, signorità. Liberate quei soldati! Obbedite, presto! Ehi, un momento! Non mi hai portato il denaro. E pretendi che ci arrendiamo per impedire a Zorro di ucciderti. Zorro, hai fatto male i tuoi calcoli. Tu hai una sola pallottola. Se gli spari, noi spareremo a te. Non puoi farcela da solo contro di noi. Arrenditi! Siete pazzo! Mi ucciderà! Lascialo andare! Quello che dici è vero, ho una sola pallottola. Ma potrei usarla contro ognuno di voi. No! Non rischiate! Tu hai il fucile. Sparagli! Forza, spara! Non posso! Colpirei Romero! Romero è un traditore. Ancora uno, caporale! Lasciala in campo. Resta dove sei. Non fare un passo. Se provi a fermarmi, le taglio la gola. La ucciderò. Lascia la signorita e noi ci allontaneremo dai cavalli. Non la lascerò andare. Non ti avvicinare. Conterò fino a tre. Uno. Due. Tre. E così volevi uccidere tutti. Volevi eliminare il signor Verdugo. Avresti ucciso la signorita. Sei solo un vigliacco. Volevi approfittare di una donna indifesa. Sergente Garcia. Mi hai colpito alle spalle, vero? Sergente, eh? Lasciatelo andare. Lasciatelo andare. Ma chi? Lui. Ah, lui. L'avete ucciso. L'ho fatto. Oh, caporale. Grazie, signor Zorro. Se non fosse stato per voi. No. Ma, signorita, è stato lui a salvarvi la vita. Sono sicura che se non fosse stato per voi saremmo tutti morti. Io ho solo distratto Pablo e il sergente che ha afferrato il coltello. Perciò è lui che dovete ringraziare. Adios, signorita. Vostro padre vi aspetta all'hacienda. È la verità, signorita. Sono stato proprio io a disarmare Pablo. Se n'è andato. Oh, no, guardate là, è ancora steso a terra. Sergente, non so come ringraziarvi. Non è stato nulla, signorita. Vi ringrazio con tutto il cuore. Se vi fa piacere, io sarò felice di... Grazie, sergente. Di nulla, signorita. Diego, devo scusarmi per aver sospettato di voi e per essere stata rude nei vostri confronti. Chissà cosa avrete pensato di me. Beh, per fortuna è finita. Voi siete di Los Angeles, Diego. E io so che Zorro si fa vedere spesso da quelle parti. L'avete mai incontrato? Sì, ma non siamo mai stati presentati ufficialmente. Ma potreste incontrarlo di nuovo quando tornerete a Los Angeles. Ebbene, se lo vedete, volete dargli questa, per favore? Certamente, se lo vedrò. E promettetemi un'altra cosa. Sì. Forse non dovrei neanche chiedervelo. So che siete un uomo d'onore.
Ma promettetemi che non l'aprirete per leggerla. È molto personale. Va bene, prometto. Grazie. Siete un vero amico. Adios, Diego. Buon viaggio, Verdugo. Prendimi la spada. Sai, non l'avrei mai lasciata leggere a Don Diego.